Allora, undicesimo appuntamento con Ci Mangiamoci. Buongiorno Ivana. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti. Signiamo buoni. Stavo distratto. Senti una cosa, comunque, signiamo ti distrai. Senti una cosa, allora, mi hai fatto la maglietta a maglia curte? Me lascia qua da ancora su carica che ho potuto tutta la settimana. Oh. E io vabbè, vai senza. Scusate, vado senza, pacienza. Però il colore. Ma te da lamentare sempre, no? Dico questo, ho già detto questo, male giorno. Ma aspetta. No, male giorno. Male giorno. Che sarebbe letteralmente male di giorno, perché di notte dormi, no? Significa. Tieni qua. No, che ingarbamento. Proprio come mantile mi ha fatto. Proprio maschile, corta. Corta, proprio come maschile, no? Hanno ragione quando dicono che rimani te ci viene incartati. Aspetta, è giusto. Grazie, figlia mia, grazie, bella mia. No, che cosa ingarbata mi ha fatto. Te può stare un vaso, va. Basta, te lamenti. Bella mia, grazie. Ecco. Beh, allora, decimo appuntamento. Devi sapere, Ivana, che il pollo è piaciuto tantissimo. Fatto con la cremolata e io lo conoscevo pure, ma quello che sono speculati di risi con me è stato quando ho provato i calufiori che tutti hanno detto se vi dia che non ti piace, che non ti ha giudicato che non mi piace, però cinque li faccia, dici che sono eccezionali, imparare a mangiarli, che ma vanno è vero bene. Ivana, io sono sicuro che sono eccezionali, però non rispecchiano il mio gusto e non mi hanno piaciuto, dice la faccia tua schifata, infatti adesso che leggeremo qualche mail ci renderemo conto. Allora Ivana, intanto salutiamo tutti i nostri telespettatori, grazie, salutiamo tutto il Salento, tutto. Tutti, anche tutta l'Italia. Al di là l'Italia del Salento. E poi salutiamo l'Europa. Tutti l'Europa, l'Italia e il mondo. Visto che abbiamo ricevuto E ne leggeremo alcune ancora dall'estero. Da altre nazioni e quindi ringraziamo veramente tutti quelli che ci vedono sia con lo streaming e sia con la sezione on demand del sito di Teleonda, www.teleonda.it. È giusto ricordarlo ogni tanto Ivana perché chiaramente così la gente ci può contattare. Allora, e può vedere comunque le trasmissioni. Ivana, domanda classica. Ci mangia... Mamma mia, Ivana, che una bancaghina. Sì, grazie di Dio. Allora, ci mangiamo oggi? Ci mangiamo oggi. Allora, mangiamo pasta. Anzi, ci mangio faremo oggi. Il sugo con degli involtini di mortadella. Fette di mortadella. Involtini di fette di mortadella? Fatti con le fette di mortadella. Involtini di l'esterno. Ma con la frittata o no? Poi vediamo, con la frittata, infatti sono le uova, frittata, spinaci. Questa non la conosco proprio, va. E poi le faremo nel sugo e quindi poi faremo la pasta. Quindi farà gli involtini, li metterà nel sugo e poi con quello si condirà la pasta e diventerà un secondo. Saranno un secondo, noi gli involtini e col sugo si condisce la pasta. Due piccioni con una fava, quello che si suol dire. Poi, come quando si fa la carne, si fanno gli involtini di carne, lo stesso si fa, no? Dico, si fanno come secondo. E poi faremo le patate saltate in padella col rosmarino, come contorno, diciamo. Come contorno. Per gli involtini. Allora, procediamo, come diceva Guido, procediamo in pace. Procediamo. Andiamo avanti. Procediamo con. Che cosa? Col mettere il sugo a cuocere, no? Ah, aspetta. Quindi io la cipolla la metto intera. Perché non. Così poi la lavamo. Così poi la tolgo. Cioè, un po' di sapore di cipolla ci vuole, però. No, siccome no, te fidi la levi va ampu con la corda stava un pochino di olio, ognuno ne mette quanto ne vuole. Io non faccio soffriggere niente, metto tutto insieme, anche perché il soffritto fa male, perché deve essere tutto bello leggero. Che passata di pomodoro. Questa molto è passata, liquida è passata di pomodoro, sì, l'ho allungato un po'. L'hai allungato un po' con l'acqua? Con l'acqua, deve cuocere e quindi poi alla fine metteremo un po' di basilico. Non l'ho preso fuori perché ormai il basilico fresco non ce l'ho più. Mo c'ha giù fare il congelato. Questo mettere sul fuoco, sul fornelletto. Quello piccolo, quello grande. O di quello dietro. Più grande, ma poi abbassalo però. Quello di dietro, però lo abbasso. Abbassa. Agli ordini, capitano, come ti allora, sempre. Quindi cominciamo a fare gli involtini. E quindi dobbiamo preparare una frittata, la solita frittata, quindi partiamo dal mettere due uova, poi vediamo se, anzi mettiamole tutte e tre, non fa niente, ci va, allora frittata, mettiamo queste tre uova. E domanda, per quante persone Ivana stiamo preparando più o meno? Siamo per 5-6 persone. 5-6 persone. Allora, la frittata. La solito, no? Quindi pan mettiamo grattato. Pan grattato. Gli ingredienti per la frittata, sì, praticamente.
un po' di pangrattato, un po' di formaggio. Si vende toscanello pecorino, no? Come al solito. Ognuno mette quello che vuole, può mettere il grana, può mettere se gradisce il sapore più forte, no? Più saporito, mette toscanello, anche un pochino di cavoi, no? Di sardo. Perché nelle frittate o nelle polpette il sardo cavoi è il tocco di classe, secondo sale, me, come l'aglio nelle polpette. Ne metto poco perché poi c'è il formaggio e gli spinaci sono già salati. Mettiamo un po' di noce moscata. Profuma un pochino perché è buona la noce moscata, dà un buon sapore. Sì. Comunque vedo che la usi spesso, non la noce moscata. Vabbè, dico quando ci vuole. Un po' di pepe. Quando ce vuole, dice a Roma, no? E beh, io non l'avevo mai sentito. Il profumo della noce moscata, non l'avevo mai sentito. Un po' ma di pepe. Noce moscata, ma questo che cos'è? Una noce seccata? Com'è? Che cos'è questo? No, è noce moscata, è una spezia, che viene dai paesi orientali. No, io faccio le domande da profano proprio perché non ne capisco. Credevo fossero delle noci piccole seccate. È la pianta proprio, non so se è un albero o una pianta. Non ha importanza. Bassa, dico una pianta. Quindi si raccolgono. Ma per fare l'involtino questo deve essere un po' denso, no? Sennò poi come mantiene? Infatti io ne ho messi tre, poi vedi? Ognuno si regola quando. Ecco, infatti mi chiedevo se devi fare l'involtino con la mortadella. Ne ho messo prima tre soli, poi. Ma dobbiamo chiudere l'Ivana poi con gli stecchini come no, o si no, mantengono con lo stecchini sopra? con lo spago, perché sennò. Ah, ho capito. Ecco, questo qua. Secondo te va poi, bene come consistenza? Come consistenza sì. Adesso va bene, sì. Io ho preparato anche degli spinaci. E come sono questi? Bolliti solamente? Sono sbollentati. Sono questi congelati, quelli sì, vabbè, li ho presi congelati. Sbollentati significa messi sul fuoco poco messi poco? Messi sul fuoco, li ho appena per farli appassire? Li ho appena scongelati. Perché sono... per guadagnare tempo, sì. Voglio dire, si possono fare anche con quelli freschi, volendo si può prendere la forchetta perché così vai meglio. No, così riesco a girare meglio. Sì, col cucchiaio vai meglio. Ecco, io sto mettendo gli spinaci adesso, ma volendo si possono mettere altre verdure, per esempio carciofi. Carciofi e funghi. Anche con i funghi non sarebbe male, è vero, hai ragione. Anche quindi così si alleggerisce un pochino la frittata con la verdura, quindi anche un modo per mangiare le verdure a chi non le mangia da singole. Non le mangia, per la panchina non faccio. Bella. Preparato questo, credo di aver messo tutto, no? Non ho dimenticato niente. Ma non è stato qua davanti perché è un piccolo capilavoro, guarda che bella. Capilavoro, sì. Capilavoro. Tutto quello che faccio a zia Ivana di capilavoro. Allora. Diciamo me? Quindi prendiamo adesso. La mortadella fette intere. Fette intere, sì, la fetta intera di mortadella. Quindi si mette una bella cucchiaiata di. Va bene. Io questi lo Ivana in famiglia non l'ha mai fatti, dobbiamo essere onesti. No, è la prima volta che li faccio. Ecco, lo pieghiamo qua così. Come saccottini praticamente sopra, vengono. Sì, e questo lo pieghiamo sotto per rinforzare la base. Della quindi le fette di mortadella devono essere un pochino più spesse, la spessore il doppio di quelle che solitamente. Il trucco è bello, Ivana, adesso che lo rifai questo involtino, rifallo questo movimento, perché effettivamente, perché hai detto che hai fatto all'inverso poi la seconda piegatura? La faccio in tutti, è un piatto nazionale, però insomma, proprio per dimostrare. Non è facile farla bene. Sto dicendo proprio per dimostrare che io faccio la faccio la pasta alla carbonara, promesso che una di queste trasmissioni, nelle prossime puntate cercheremo di fare la pasta alla carbonara. Aspetta, ma proprio tutto. I piatti più semplici sono più difficili da fare. Ma io la pasta alla carbonara va a me bene buona, sai, no? Ormai da specializzato. E la fa, promesso a chi ha mandato l'email, promesso che la faccio la pasta alla carbonara, che fra l'altro l'email l'ha mandato Walter e Roy, un signore che ci chatta sempre, un nostro caro telespettatore, ciao Walter, grazie per tutte le mail che ci mandi. Spicciato, io non faccio niente qui praticamente. Ma faccio girare le patate, ma andiamo a cuocere, faccio girare le patate. Che grande compito, come ho dato.
Ciuli vicci, sai, va, tutta storia. Senti, mo che mi sto ricordando, vai ad accendere l'acqua, l'acqua della pasta. Ah, Giuditta, io mi tieni come servicello ormai. Ecco. Qua pulisco le mani, ecco, le patate sono pronte. Le erano già lavate, ma le risciacquiamo ancora un poco. Ivao, su questa faccia, sta ferma. Sta bolle, ma andiamo di là le... Fra quanto le dobbiamo andare di là? Mo andiamo adesso, no? Che mo dobbiamo stare là dentro. Ah, quindi qua abbiamo finito? Sì. Ah. Buono. Tutti questi ingredienti, bedrimei. Questi ormai li abbiamo usati, no? Li abbiamo usati. Avevo no, preparato quest'aglio, per esempio, dove lo dobbiamo usare? Là dentro, per le patate, insieme al rosmarino, e basta. Cioè, sarebbe meglio avere il rosmarino, però siccome il rosmarino sta a mondo nuovo. Ah, i rametti di rosmarino, è vero, hai ragione, perché queste patate con i rametti di rosmarino. Ce l'ho secco, però non è buono, è meglio, mettiamo gli aromi, quei sempre i soliti aromi. Aromi per arrosti che hai fatto tu, no? Una volta hai elencato tutto quello che ci metti, che poi sono quelli che si trovano nelle bustine, no? Sì. Sono che tu li fai artigianalmente. Brava, si ingarbata. Allora, poi mi dici quando posso la gira mille, sai? Ecco, la gira mille. Allora, intanto dobbiamo a Francesca Ivagnes, l'amica di Benedetta, mia figlia, dice, ti ho mandato l'email, dice, aveva tre fiate che ti ho mandato l'email, tre puntate fa ti ho mandato l'email, a proposito dei portafogli, e mi aveva gridato. Hai detto non l'hai letta. Scusa. Intanto ci la sacco un ti ricordo, perché dai, mesi che vedo ogni giorno a casa, mattina, notte, spara giorno, tutto. Certi momenti non ci passa mai di casa, nonostante abitate corte. Francesca, mi dico che ti ricordo. Da fare, no? Francesca Ivagna, allora ciao un papì, dice, la zia Lucia, la mamma di Gabriele, dice che i crostini con le rape e gli involtini di sabato scorso erano una meraviglia. Complimenti a te e alla zia Ivana. Allora. Devo salutare Francesca, ma non il marito Luca, perché dovete sapere che l'altro giorno sono andato a fare delle fotocopie di una carta d'identità mia, perché mi servivano dei documenti. Sono andato, c'era lui. Allora, nell'aprire il contenitore, come si dice, la custodia, ecco, della carta d'identità trasparente, ho strappato in due la carta d'identità. Non l'avessi mai fatto. Per poco lo dicono sul telegiornale nazionale. Sul Rai 1 per poco lo dicono, che io avevo strappato la carta d'identità. Luca ci battezzacco, te tiro un codro, che già capiti non dai, te ti un più in fronte e te faccio più curto. Ciao Francesca, ai giù. Poi salutiamo il piccolo Alex e Desi. Ciao Betty May. E poi dobbiamo salutare Michele, il piccolo Michele, figlio da Francesca Fontò. Perché dice che ogni volta che mi vede Ivana, che ci vede, fa dire, babì. Ciao Michele e salutiamo pure la sorellina Marina, ciao. E poi dobbiamo salutare Antonella e Fulvio, che sono due ragazzi splendidi che frequentano la parrocchia di Sant'Agata. E in più devo salutare Antonella, che è una tua grande ammiratrice, e l'ho vista e mi ha detto di salutarla. Ciao, per adesso ci vediamo. Ciao Antonella, qua. Grazie a tutti voi. Io sono andata a prendere due patatine altre, perché una era marcia, la dovuta buttare. E quindi cosa era marcia? No, aggiungi la patata, visto che quella che ho pulito io era marcia dentro. E no, sta la zia, stavo buttata. Ero sovrappensiero, Ivana. Mezza era marcia, sta quindi sono diventate poche patate. A Luluca sta pensava. Sono andata a prendere altre due piccoline qua, no? Le poi io sto pulendo. Come te combino, Luca? Che è Luca? Non ti so fa tu. No, stavo di là, non hai visto che sono andata a prendere le patate? Ha già fatto la carta d'identità, la fotocopia. Quando l'ha giù lavata da custodia, si è strazzata. Siccome è via, come si dice, a giù posto, Luca, te la dita tutto che arrivo, le la sapene tutti che ha giù strazzato la carta d'identità. La gente mica fa sul Rai 1. Ah, di è vero, ogni tanto mi viene facendo, è vero che ha strazzato la carta d'identità. E Luca? No, Luca non usciva, Luca dentro a Cadrivoli. Allora, ecco, hai finito? Le patate sono pronte. Bene. Quindi possiamo andare di là. Andiamo di là, quindi dobbiamo portare gli odori e basta, questo, e i portafogli e la pasta. No, vabbè, facciamo una cosa, Ivana, fermiamoci un attimo e andiamo di là, non c'è problema. Che stai facendo, Ivana? No, stavo prendendo una coppetta per mettere queste che scolano. Ecco, benissimo, qui la pasta e sciamo da me. La pasta e basta. E basta, sì. Sciamo. Queste cose.
E la padella? Sì, ne poi apriamo dopo. Ecco. Vieni sì, qua. Allora. L'ho portato qua. Facciamo questo. Attento che non meni qua le cose. No. Allora, io questo. Signora Giraimile, te in barretta, così. Dai. Allora, ecco. Giorgio Sergi, possiamo. Dalla Repubblica Ceca. Aspetta, fai una cosa, Ivana, sì, mettili nel suo. Possiamo mettere questi, vai, facciamo questo e poi... Posso leggere le mail, mi tanto tempo. Quanto ci vuole poi, Ivana, aspetta per la cottura che di devo, questi devo abbassare, tappocchini? No, questi cuociono presto, il tempo di... Scusate che vi do le spalle. Sono piuttosto larghe, Ivana, le spalle. Ecco. Vai, vai. Ecco. Allora. Ho dovuto abbassare un pochino, sì. Che stava alto. Allora, questo bol e li mettiamo così. Il tempo di far rassodare la frittata. La frittata. Ma pensa deve, ma cara Sinti, ma cara. Con la cipolla di là. Ecco, la mettiamo. Ecco. Gli amici tutti? Sì. Poi c'è un po' di uovo, si riversa nel sugo, non fa niente. Perché diventa più saporito. Forse devo aggiungere un pochino perché si è addensato un pochino troppo. Ah, sì. E sì, mentre noi preparavamo c'era già il sugo sul fuoco e quindi stava, si è un po' addensato, certo. Stava alto il fornello pure. Allora, io vado con le mail. Allora, Giorgio Sergi ci scrive dalla Repubblica Ceca, siccome l'altra volta ho fatto il saluto personale alla nonna Pippi, allora tutti gli altri parenti se l'hanno intisa e va. Giustamente, perché non c'è solamente la nonna Pippi e l'Adi. Allora, no, ma a parte gli scherzi, Giorgio, ti saluto tutti. Allora, speriamo, dice, che non rimanga male nessuno questa volta. Ti mando i saluti per le mie nonne, Pippi e Carmela detta Melina. Nonno Cicci, dice, e mi raccomando, nonno Cicci sottolineando, se no dice all'altra vai. Ecco, saluto le mie zie tutte. Tutte, poi i miei cugini, i miei fratelli, mio zio Candy che sta a Turin. Ciao zio Candy a Torino. Che poi dice saluta tutto il coro del Sacro Cuore. E in più saluta Gilda, Lucia ed Emilio. E anche noi qua ci associamo alla Gilda, alla Lucia e all'Emilio nei saluti. Ciao Gilda, ciao Lucia e ciao Emilio. E poi dice, però pare giù mio stare alla Repubblica Ceca, dice mandate, metto pasticciotti dell'ingrosso, un cecchino l'ingrosso. Allora, io ciao intanto Gio. Sto continuando, sì, qua sì, vedete sì. Ho messo dimmi, che l'olio. Messo? Con l'aglio. L'olio con l'aglio. Intero che poi lo lavamo. Intero che poi lo togliamo, sì. Bene. Adesso che farai? Metterà le adesso patate. Mettiamo le patate. Adesso che si scalda un pochino. Sì. Mettiamo dentro le patate e con gli aromi. Con gli aromi. Allora, Cristina Grazioso, ciao papi, vorrei innanzitutto salutare i miei parenti vicini e lontani, ma soprattutto vorrei che salutassi mia zia Maria Cristina Grazioso e mia madre Anna Rita Senape, che ogni volta vi seguono, ecco, con molto affetto. Preparate sempre cose buone da far venire l'acquolina in bocca. Ah, dice l'ubrasepi lo faci? Che ogni fiata romanimo sempre a un capetta per quanta cura minti culli faci, pure nei minimi dettagli, insomma opere d'arte. Tanti saluti a te alla zia Ivana e complimenti per la trasmissione. Cristina, grazie, grazie chiaramente. Salutiamo la zia la Maria Cristina e la madre Anna Rita. Allora, il presepe no, sono 3 anni che non lo faccio perché le mie condizioni con la schiena non ne parliamo, non mi permettono più di fare cose in grande. Luigi Buelis dalla Germania ci scrive, manda i saluti alla mamma Epifania Assunta, dice Tengiuria Picozzana, è una buona guarigione, dice, perché sta all'ospedale, speriamo, dice, che scende presto. Dice, sai perché dice scendere prima? Perché i figli, dice, stanno tutti sparpagliati. Quindi ho messo le patate. E gli aromi. Nell'olio e si deve scaldare ma non friggere troppo. E poi si mette abbondante questo aroma qui, questi aromi si mettono e se si ha il rosmarino e una foglia di salvia freschi si mettono, è meglio mettere quelli, però adesso non ne abbiamo. Io e quindi al Mondo Nuovo ce l'avrei avuto, ma qui purtroppo non c'è giardino, non c'è spazio all'aperto. Quindi mettiamo così, mettiamo il coperchio e lasciamo friggere a fiamma bella viva. Alta, no? Devono quasi friggere, olio è abbondante, poi dopo quello si scola, dico, non si prende, non si utilizza. Allora, posso continuare? Sì. Hai finito?
Ha finito per adesso, eh? Ora vediamo qua se vuole l'acqua. Lo decrito, Ivan. Allora, quindi ti salutiamo Luigi Buellis e la mamma, Epifania Assunta, detta Picozzana. Poi Maria Antonietta Maggio. Vorrei, dice, mandare tramite la trasmissione un grande saluto alla mia mamma Maria e mia sorella Aureliana, perché seguiamo le puntate da Parma in diretta sul sito. Lei è a Gallipoli e dopo la puntata, senti, va, ci sentiamo sempre per i commenti sulle ricette. Mi ha anche mandato l'aglio come l'ha fatto la signora Ivana. Ivana, grazie per la bella trasmissione e buon lavoro. Sei diventata, insomma, un mito, un mito. Poi devo salutare, perché mi ha mandato un'altra email carinissima, la Diana. Ciao Diana, era una mia collega che lavoravamo insieme all'anatomia patologica. Cioè, finalmente riesco a vederti pure io in TV. Col ripetitore riesce anche a vedere la TV a teleonda a Taviano. Quindi non avevo dubbi, come al solito aggiungatemi in tisoni. Dice: complimenti per tutto, i consigli della zia Ivana sono utilissimi. Un saluto Diana e Luca, ciao. Poi come al solito Clarissa ci ha mandato una mail che non leggiamo, perché se lo dicono sempre che leggo le mail della Clarissa, però la Clarissa la salutiamo. Poi dobbiamo salutare anche la mail che ha mandato Ilenia Pacciolla. Buongiorno, complimenti per le nuove ricette della zia Ivana, da rifare subito. Claudio e Annarita. E dice: cubiciu, cate mangi giucaluffiuru, dice maggio, crapata te risate. Grazie per ogni sabato. Papi, le ricette che hai fatto su speciali, le ho fatte tutte, grazie per i consigli che ha la zia Ivana. Questa era Claudio e Annarita. Poi c'è Anna D'Amato. Papi, la tua faccia mentre assaggiavi cavolfiori era indescrivibile. Comunque anche a me, dice, da bambina non piacevano tanto. Invece, dice, adesso ne vado pazza e li assaggerò come li ha proposti la zia Ivana. Ciao, siete unici. E salutiamo, guarda, la Estere. A Estere. Mamma mia, dice, che calufiro ha fatto la zia Ivana. E che t'hai pure stignato con li provi. Ai ai, molto carice me li faccio facendo, che le voglie di questi tempi. Tocca così a secondene. Ciao tesori, dice, devi ti musabolo. A Estere, fronte, no? Dicimola come da Cardipuliamo, dice, incinta. A Estere te prena. È tanto bello la parola prena, che significa piena. Va buono? Che buono, infatti era Ave Maria grazia plena, no? E dal plena viene prena, il nostro dialetto. E ora dici incinta. Allora, Estere, auguri. Abbiamo saputo pure che è maschietto, Ivano. Sì, 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 maschietto. Maschietto. Qui, Quindi devono belle rosolare, diventare colorate, se devono... Poi si abramogene, no? No, no, devono essere croccanti. Croccanti. E ecco, poi l'acqua bolle. Allora, mamma, una pasta. Quindi questo pure sta bollendo. Tutto sta buio. I voltini. Fra poco andiamo tutti in ebollizione. Stanno bollendo. Ho due altre mail, Ivana, le leggo? Leggi, leggi. Allora. Io intanto metto giù la pasta. Sì, la signorina Pittula. Ciao, un papì. Oggi, signorina Pittula. Oggi per pranzo ho fatto i portafogli senza sordi, un po' a scoppio ritardato, signorina Pittula, l'ha fatti. Dice: davvero appetitosi. Un enorme grazie alla zia, che ormai è la zia di tutti, quello che ti ho detto io, per le fantastiche ricette e i preziosi consigli che dai in ogni puntata. E grazie naturalmente anche a te per la simpatia con cui conduci questo programma che in tanti amiamo. Dico, ma poi, ecco una domanda sorge spontanea, dice Alubrano. No? Dice: ma alla fine di ogni puntata quanta roba da lavare rimane nella cucina della zia Ivana? Tanta, signorina Pittula. Dice: spero che tu le dia una mano. Sì. E a fai i cadi a fagiolo, perché io voglio. Non sono per lui certe cose. Io piatti non daggio mai sciacquati, li ho lavati solo quando mia moglie lavorava d'estate qualche volta. Però mi dice sempre: non li sciacquare, casino combini che un guacchio quando li sciacqui. E allora no, io mangio solamente, cara signorina Pittula, no, io non desciacquo piatti. Loredana Ghiaccio dice: carissimo Babì, complimenti, finalmente con il digitale, ecco, vedi, man mano si stanno adeguando i nostri telespettatori. Col digitale posso vedere teleonda senza interferenze, anche se non abito molto lontano a Taviano, infatti anche come la Diana, anche la signora Loredana, e finalmente vede teleonda. Questa è la terza puntata che vedo che ci mangiamo oggi, evidentemente la vede con la sezione on demand. E sicuramente devo dire che la zia Ivana è una bravissima cuoca e non ha niente da invidiare ai grandi chef. Con le sue ricette, con le sue ricette mi risolve cosa devo preparare quando non ho molta fantasia in cucina. Un forte abbraccio e un grosso senza bacio alla zia Ivana. Senza togliere niente agli chef, gli chef fanno delle ricette che possono fare solo gli chef. Esatto. Ci tengono di più alla presentazione del piatto. Noi ci teniamo di più alla sostanza, perché in famiglia non è che si può fare
il piatto. Si possono fare piatti sofisticati e mai. Con le porzioni di mignon. Quando arriva un figlio da scuola morto di fame, che gli dai i presenti. Quattro penne. Quattro penne, ti manda. No, io mo da giudì una cosa, Ivana. Ti è pure molti anni in rete, ma ancora adesso nei grossi ristoranti c'è questa come si posso dire, questa prassi, ecco, non mi veniva la parola. Cioè, quando, è vero che fanno degli assaggini, no? Due, tre primi, due, tre secondi, tutto quello che vuoi. Però io ti ricordo, sto parlando almeno di una quindicina d'anni fa, andai in un ristorante, in un ricevimento, e mi misero nel piatto, Ivana, credimi, sette. Sai cosa significa? Sette penne. Sette. Presente da un bagnone che sta arrivato a scuola, o hanno operaio che ha smontato dopo scuola dentro una fabbrica, o hanno piscatore che ha asciuto un mare, tutto. Come facile presenti sette penne? Allora io rimasi fiacco, Ivana, bene o male che la moglie mi hanno dei piaceri, ma me le va a quindi diventare 14 penne. Trovi sempre il modo di mangiare di più te. Io quando vado ai ristoranti mi metto sempre le cose moglie. Cominciano a rosolarsi, Così è fiamma piccica, così qui quando si mangia lì non sa come mangio io, ma capito? Finché non te lo tolgono davanti poi, no? Quindi tu... Allora, no, va. Ogni tanto quando conto mi tartaglia la lingua. Allora, a sapere una fiata, no? No, contiamo sta aneddoto, quanto ci manca per la pasta? No, è dura ancora. Ma faccio te spiculi di risate, guarda. Allora, una sera, un anno, stavo, quando io stavo a Lucannito, va. Era notte di Pasqua, di Natale, no? E sai che la notte di Natale prima insegna funzione c'è tutto lo scuro in c'è chiesa, no? Allora con la Gabriella Stea e con tutto il cuore dice, ma me pronti fagnoni, siamo pronti, che canzone facciamo? Ah? Ma in italiano. Ah, parlo in italiano. Allora, vabbè, io sto appunto così. Allora, no? Stavamo nella chiesa del Canneto. Allora, prima della funzione tutto buio, no? La chiesa si sa come prima, anche la notte di Pasqua, no? C'è tutto buio. Allora, e ragazzi, che canzone facciamo? Era Maranatà si chiamava la canzone. Ti dico, vabbè, che dice Gabriella, dice, papì, dice, fai tu la prima strofa, canti solista? Dico, sì, sì, siccome io ho sempre cantato da solista, no? In chiesa, al Canneto soprattutto. Dice, facciamo questa strofa. Allora, all'oscuro, no? La canzone era, siamo il deserto, siamo l'arzura, Maranatà, Maranatà, no? Siamo il deserto, siamo... Ma ci mi ricordo, siamo... Siamo il deserto, nessuno ci ode, non mi ricordo. Allora io dico, siamo il deserto, siamo l'arzura, Maranatà, Maranatà, siamo le... Nessuno ci ode. Insomma, ma dico, nessuno ci ode, buio, no? Allora, cosa colpita Gabriella Stea? Manata sotto il pianoforte, Ivano. Tutti pisciati di risi, ma non sta mi ricordo la parola, era siamo il deserto, siamo l'arzura, Maranatà, di parlare in italiano. Siamo il vento, ecco, era siamo il vento, nessuno ci ode, te pensa al buio, no? In tracchietta, possente, nessuno ci ode, tutti manati sotto all'organo, cicchini via, Ivana. Ogni tanto mi cappa la lingua, mi cappa. Allora, vedi, io all'inizio le ho coperte perché per farle cuocere, no? Poi togliamo. Una volta che le sentiamo morbide, vedi ormai la forchetta entra dentro, si può togliere il coperchio e fare rosolare. Per farle diventare belle croccanti. Gli involtini penso pure che si possono spegnere. No, sì, comunque sta cuocendo una bellezza, guarda. Mi sono gonfiati perché... Ecco, li giriamo forse, un pochino. Così. Se li giri, non solo li giri, non è che li puoi pungire, Ivana, no? Ci stanno gonfiati? No, perché ci sono i buchetti già della... Ah, della mortadella, sì. La mortadella del coso, no? Del pistacchio. Che è caduto, sì. Bene. Quindi, poi appena è pronta la pasta, possiamo impiattare praticamente, no? Sì, pronta la il sugo pasta è molto liquido o no? La pasta e le patate, no? No, il sugo è molto liquido o no? No, si tira ancora, sta cuocendo ancora. Bene. Allora, l'aglio io lo tolgo, perché non farlo mischiare con le... Ecco, quello e questo, ecco le pezzette. E vedi, questo è il trucco, per chi non lo mangia nell'aglio, nella cipolla, la mette tutta intera e poi la toglie, così dà anche comunque il sapore, no? Dell'aglio e della cipolla. Sì. C'è chi dice di mettere uno stecchino nello spicchio d'aglio in modo da poterlo riconoscere, in modo che non... Beh sì, perché spesso e volentieri si può confondere, sì, è vero. Vabbè. Giro la pasta. Questa ci passa mezza zitta, Ivana? Mezza zitta, sì. No? Questa è la pasta che piace a me. Pure a me, va, mi piace. A me non mi piacciono i giudicati. Anche a me se... lisce, mi piacciono. Io quando vado me la compro sempre, quando vado me compro sempre mezzo chilo, pure che c'è. Sì, a Giovanna mi dice, c'è!
come linguinei, va, quelle larghe tadivella, no? Quelle tante, belle, ci sono buone, quelle la faccio con la coperta, con le cozze, con i frutti del mare, come si chiamano? Fettucce. Ah, fettucce grosse, ma non le tagliatelle quelle larghe, fettucce, quelle sono larghe. Tante, mezzo centimetro, ma sono spettacolari, con i frutti del mare. Le cozze. Sì, mi chiedono anche in pure me le fici, vanno, Maria Grazia. Sì, spettacolo, cugge l'inglese. A me piacciono pure i bucatini. Ah beh, bucatini non ne parliamo poi. Tanto io mi fico con il burro, io ti ho pure burro e formaggio, bello. Ah. Con i bucatini girati in ciabatella, con tutto il burro, Burro e formaggio in ciabatella. Mamma mia, che cosa fa dietro. Sì, nonostante tutto, un'anzia cucina fa caldo, perché è vero, chiove, ma sempre... Ma prima, ma sciarocca, Ivana, e quindi fa caldo. Io mangio mi sa la camicia a maniche lunghe, era stato me che mi era tenuta la maglietta mia. Ma siccome non era sucato, te mi ha fatto questo. Aspetta, capo, una picca. È stirata pure. Schiaccia, sopra deve schiacciare. Non sa, ci va, vanne te. Ecco fatto. Mi manda a fare cose con le cose che non conosco. L'impisto tuo non so come si apre, io so quelli di casa mia. E mi grido sempre, sopra. Vanno e fallo te senza me, mi ordini in me, mi comandi sempre. Ecco qua. Mi tiene come un ricchino, mi tiene. Si attacca, se no. E queste hanno bisogno di un po' di cottura di più. Ma ti se ci da giudì tu? Ma mi tieni come un ricchino da giudì tu? Come un ricchino. Non sai come ci significa? No. Cuggiato a te, no, casi, con me ordini e con me comandi. Qua sotto non ci chiove, me la faccio scontare prima stanno poi. Stanno diventando belle croccate. Ivana, qua sotto non ci chiove, sta fatto, me la sconto prima poi. Fuori piove, fuori. No, qua sotto la mano mia non ci chiove, me la sconto. Sta piovendo là fuori, pure qua deve piovere dentro. Quando una non vuole capisce, ma carica conti, quando giù non vuole capisca, ma carica capischi, dice. No? Gli va? Appunto, non è che non capisco. Ah, a proposito, ci ho fatto ieri tanto mattino, va? Ieri? T'ha imbriacata? Sì. No? Sì, abbiamo detto, spillato il vino nuovo. Il vino nuovo, no, di Santo Martino. Di Santo Martiniero, levi all'ultimo. Lo sai che non ne posso bere vino. Allora, di Santo Martiniero, levi all'ultimo e lo spigniero. Cioè, si toglie, si mette il vino. Io invece va a mangiare un briacato. Un briacato? Un briacato a pezza, infatti... Abbiamo assaggiato il baccalà, salsiccia. Ammettila, in body. Salsiccia. In body, ci viene buoni in body, Ma voi mi credete che io mangio un briacato, secondo me mi credete, che io non te più vino, ma faccio un briaco. Metto Santo Martino, mi imbriaco poi. Vediamo come sta pasta. Vediamo. Prima sì, quando era giovine sì, che mi imbriacava. Faccio fiata, mangio un briacato. Vedi com'è la pasta, vedi. È buona? Secondo me piace al dente, è buona. È buona? Di sale? Di sale è buona pure, ottima. A me che come piace la pasta, va pure bugliuta, ma mangiava. Per il sugo lo possiamo spegnere. Sì. L'abbiamo spegno. Ecco qua. Tanti piace la pasta bugliuta con una croce toglio, sai come è speciale. A me non mi piace. A me sì. Allora. Allora, vediamo qua. Questi sono gli involtini. Vediamo. Qua, mettiamo qua sopra. Ah, adesso li togliamo dal sugo, no? Praticamente gli involtini. Eccoli. Luci su voi, e tu sono spettacolari ad essere, uno spettacolo ad essere. Ma poi è facile, va a farci un spagurzine, no? Aspetta, uno che pratica, no? Vediamo, vedi, sul tavolo ci sono le forbici. No, voglio dire, è facile fare, no? Questa legatura qua. Sì, come un pacchetto, no? Come quando si faceva un pacco, sì. Farlo. Attento qua sta cammina qua, come siete cade, Ivana. Li togliamo adesso, li... Così, ora che andiamo a tavola? Sì, ma che andiamo di là. Noi andiamo di là, li togliamo. Ecco, la cipolla intera. La cipolla la togliamo. Bene. Allora. Mo. Dammi faccio io, no? Togli, dobbiamo piano. Scusa, vanno e fanno allora, la... Mamma io faccio, tiro fuori la pasta. C'è ti momenti, senti, pari in un beggiosino, togli in manescia, va. E ci chiede. Aggiungi mi va. La stesso. Allora, quello, mettilo qua, non è come... Ah, ecco, mettilo le cose, no? Mettilo le cose. No. Ecco. Il piatto metti. Ecco. Tutto io lo faccio. Con me che sono tu un esperto di cucina. Sì, però la forbice a tagliare vanno pure, sai? Prendi quella che sta sul tavolo. Ormai sì, la giù faccio. No? Questa taglia di meno. Diciamo. Infatti, ma me le ridire prima però che taglia di meno. Te vattene.
Che divertimento. Certo, però la cucina Ivana, se uno è appassionato, è pure divertimento, eh? E non sto scherzando, eh? C'è gente che passa la vita in cucina, per esempio Ivana sarebbe una di quelle. Ivana, se fosse per lei, passerebbe sempre la vita in cucina. Che ne piace cucina e si vede. Però ti stanca pure la cucina. Sì, è chiaro. Cioè non ti stanca nel senso che ti annoia. No, nel senso che è faticosa. È faticosa. Certo, ma stiamo scherzando, davvero. Allora, la pasta la stai facendo, no? Sì, sto scolando. Scolando. Sto scolando con la... con le cacciapoglie. Guardate, si stanno, vedete, è un po' abbrustolendo, vedi? Si vede proprio il colore marroncino che si sta facendo. Quindi abbiamo finito praticamente, ma adesso solo condiamo la pasta. Ma poi se mente formaggio Ivana sulla pasta? Sì. Se mente caso, no pure? Cioè si condisce come normalmente, ma pasta asciutta normale. Vediamo se ce ne sono ancora, ecco, sembra che non ce n'è. Ecco, ce n'è. Non dava qui, qua, no? Ora se ce n'è uno. Allora, questo lo mettiamo di là. Facciamo così, questo lo lavamo l'Ivana, che non c'entra niente. Sì, ecco. Prendo il sugo. Col liquido non è? Un pochino, sì. Ma non faccio niente, dai. Poi lo faccio di sentire un piccato qui, no? Perché non abbiamo i tempi adesso della trasmissione. Poi ognuno lo fa. Sì, come, potreste come comunque lasciarlo un poco di più a tirare. Ecco, questo lo facciamo così. Andiamo di là, mettiamo un pochino di formaggio. Sì, adesso in piatta Ivana le patate, no? Le patate le volevo mettere qua dentro. Però... aspetta che ti sposto i portafogli, quelli involtini. Ah no, ecco, li metti qua. No, lascia. Ah, li fai proprio così, li sposti? No, lascia che faccio io, no. Lascia. Mamma mia, non la sopporto. Danite, perché la ciu. Allora, vedete. Tu di mano mia morirai. Dobbiamo, vedete come sono belle croccanti belle. Le patate, eh? Lo scoliamo così, mettiamo con un cucchiaio. Ne è caduta una. Non fa niente. Aspetta, la levo. Lascia. Non si accade, Ivana. Nonostante i miei griti ti voglio salvare la vita, vi? Il piatto è stato piccolino questo. Tutte le fuori stanno la mena, guarda. Quindi si scola bene l'olio. Aspetta, se non mi dite cose, sì. Lascia, faccio io. E poi faccio friccida, lascia faccio io. La manate tutte le fuori. Mostra se crepe nei terisi cristiani. Qua. No, c'è bello piatto, però è anche bello da vedere, eh? Queste sono le porzioni che facciano al ristorante, ma proprio. Ma queste non sono tutte per te, non te le nega. Ah no, non me le ho mangiate tutte io. Comunque ricordate, allora, che mi ha gridato una bacchiata. Prendiamo un po' di formaggio e condiamo la pasta. La pasta. Allora. Sì. Guardate. Sta a mettere il formaggio. Mettiamo un po' di formaggio. Mettilo con le mani, il formaggio. Sì, con le mani si mette il formaggio. E mettiamo un altro poco di sugo. No, ho messo il formaggio così prende il sugo, cioè si addensa un pochino il sugo, no? Sì, col formaggio. Allora, questi sono i piatti di oggi. Ecco. Ivana, allora, le dosi, leggi le dosi, oggi non l'abbiamo letto. Sì, letta. Quindi più o meno. Allora, aspetta che intanto io le metto qua, guarda, pasta, così. Pasta, ecco. Con gli involtini e di mortadella. Quindi 400 grammi di pasta a piacere, quindi noi abbiamo fatto i mezzi ziti, ognuno può fare quello che vuole, fare spaghetti, può, certo, fare i fusilli, può fare i rigatoni, le penne. Poi 4 fette di mortadella, sempre queste dosi per 4 persone, quindi uno è sufficiente a testa, se no diventano troppi, sale e colesterolo. Infatti faccio i dolci, io me ne mangio dolci facili. Sale e colesterolo. Ah, ecco, sale colesterolo. Quindi poi 2 uova, quindi abbiamo detto che un uovo ogni 2 va bene. Un pizzico di noce moscata, 200 grammi di spinaci o di carciofi o di funghi. O anche altre, la fantasia della gente può mettere anche altre verdure. 2 cucchiai di formaggio grattugiato, 3 cucchiai di pan grattato, 3, 4, avete visto, a secondo, poi farlo diventare denso in modo da poterlo trattare. Sì.
quindi una piccola cipolla, 500 grammi circa di passata di pomodoro, olio, 2-3 cucchiai, ma anche di più se qualcuno ne vuole mettere, però vi consiglio di non metterne molto perché con la mortadella tira fuori il grasso. È grassa, certo. Qualche foglia di basilico che non abbiamo messo perché stava congelato e non l'abbiamo preso. In genere si mette fresco dopo, fresco, no? Come fai dopo, sempre alla tu. Fine. Poi sale, pepe e latte se è necessario per fare l'impasto della frittata. Bene. E poi l'impasto della frittata si mettono gli spinaci, i carciofi tritati e saltati in padella, no? O i funghi trifolati, quindi si fa questa frittata, si mette dentro, si legano con lo spago perché sennò si apre, e quindi si prepara intanto il sugo, ognuno lo prepara come meglio crede, come lo gradisce, mettendo la cipolla o non mettendola, o mettendola intero tagliata e via di seguito. Vabbè. Poi le patate invece, le patate sbucciate, tagliate a cubetti e messe in padella. Buone. È messa in padella con un abbondante olio, no? Con uno spicchio d'aglio e dei rametti di rosmarino, oppure se non avete il rosmarino fresco, una foglia di sale andrebbe bene. Gli aromi per l'arrosto che comprendono un po' di profumi, bene. Tanti profumi. Si mettono dentro, si mettono col coperchio. No, e si lasciano inghiondire all'inizio perché in modo che la patata si ammorbidisca e cuocia dentro, no? Poi dopo si toglie il coperchio e si fanno rosolare. Si fanno dorare. Girandole dorare. Bene. Girandole. Allora va via la pasta. Ecco. Che mo tenimo una gradita ospite. Mo diciamo da via. Ciao, che te la presento. Andiamo. Allora, siamo venuti qua nel soggiorno di casa Pisanello. Tocca inventiamo casa Vianello, casa Pisanello. Andrai stiamo, anche perché ci hanno paragonati a Sandra e Raimondo. Allora, stavo dicendo, ospite gratitissima, vi avevo appena accennato, e per noi è un'amica di famiglia, la professoressa Rita Sabba, che per noi è solo Rita. Certo. Ciao Rita. Grazie, ciao. Hai visto che onore stamattina? Certo, ringrazio. E colgo l'occasione anche per ringraziare soprattutto Ivana, innanzitutto per avermi dato l'opportunità di presentare il suo libro, lo diciamo. Che io ho fatto con molto piacere. E per noi Ivana, tu dici di famiglia, amica di famiglia, ma per me è ancora di più, perché è stata un'istituzione anche per l'educazione dei nostri figli, che sono stati educati da lei per quanto riguarda l'educazione religiosa. Sì, 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 sì. E per noi è diventata la zia divana. Diva, sì, sì, Ivana. Sì, 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 l'abbiamo già detto anche in trasmissione. No, dovete sapere che la professoressa, vabbè, ti chiamo Rita ormai. Che Rita, quando noi abbiamo pubblicato questo libro, O ci mangiamo a casa la sera, Ivana ha fatto la prefazione. E veramente è stata una bellissima prefazione, proprio perché conosceva il personaggio, diciamo, Ivana, perché ormai è un personaggio, lo sai, no? Sì, ecco. Sì, sì. Ma perché è impareggiabile nel fare queste cose. Poi, ti ringrazio, la professoressa poi ha anche fatto la relazione quando io ho presentato il libro La Memoria all'Immagine, una bellissima prefazione che io ho conservato gelosamente. Grazie. E beh, d'altronde Rita, anche la sua tesi di laurea degli anni 60, verteva proprio sul fatto sulle delle tradizioni popolari. Sì, sì. E tu mi hai fatto cosa gradita regalandomi una copia di quella tesi, che per me è stata veramente uno scrigno, è stato un tesoro, perché anche il fatto delle pittette, no? Che spesso di Santa Teresa, sì. L'ho preso io da là, e tanta gente dice ma allora queste cose che ritornano alla memoria, perché man mano che i nostri vecchi vanno diciamo, non ci sono più, ci lasciano questa memoria, bisognerebbe tramandarla. Allora, bisogna tenere nel cassetto, quindi io sono convinta del fatto che qualsiasi cosa si sappia debba essere trasmessa tramandata. a chi non lo sa. Ma soprattutto la tradizione orale, perché la tradizione scritta rimane. Sì. Scripta manent, verba volant, no? Tu me lo insegni, perché insegna anche ha insegnato al liceo, quindi lo sai meglio di me. Le parole volano, i riscritti rimangono. Allora, tutto quello che è tradizione orale, io mi sono fatto carico di questo immane compito di recuperarlo. E in questo mi aiutate voi. È necessario che i giovani acquisiscano le conoscenze che magari andrebbero perdute, proprio perché i valori ormai si stanno perdendo, però le tradizioni di un posto devono rimanere tali. È necessario che qualcuno che le sente debba fare questo. Bene, allora Rita, vogliamo salutare i tuoi figli che sono fuori perché ci vedono. Sicuramente Gino è in Inghilterra
a Margaret e Antonio Courmayeur e Maria e mia nuora e l'altra, la fidanzata di mio figlio Sonia, Antonio sicuramente, Antonio detto a Courmayeur, seguono la trasmissione e rispettano le ricette, hanno il ricettario e in Inghilterra sono molto gradite, così come anche in Val d'Aosta. Io devo dire una cosa, Rita, non è merito per la zia Ivana o merito mio, ma i libri che io faccio e che abbiamo fatto insieme con Ivana, anche quelli con Giuseppe Albari, hanno toccato i 5 continenti. Sicuramente. Perché dove c'è un Gallipolino ci sono i nostri libri. Immagina che la memoria. Il telegiornale Trapasca è stato regalato in una missione in Tanzania. Sì. E l'hanno tradotto sono in Swahili. Documenti preziosi. Documenti in Swahili. Bene, allora Rita. Allora, assaggiamo questi piatti, se no la pasta. Ma con la Rita dobbiamo fare una chiacchierata. No, Rita, no, tu sei ospite, deve mescere Ivana. Deve mescere Ivana, sicuramente. Deve mescere Ivana. Prego. Siccome mi tieni per servicetto quando cuciniamo, mo la tengo io per servicetta. Servici, ciamo. Ecco, ti servo. Vai. Se volete altro. Rita, di basta, io non dico basta, sai, io sì. Basta così, sì. Io colgo l'occasione comunque per salutare anche mia figlia Lidia. Anche se sta qua, anche lei prima mi chiedeva come si prepara questa ricetta, adesso non lo fa più perché c'è si il libro serve della zia Ivana. Il libro della zia Ivana. Allora Rita, assaggiamo questa pasta, vediamo com'è. Non è una pasta asciutta normale. Sì. È fatta con questi... È particolare. Cioè, certamente il sugo. E infatti è completamente diverso di sapore, proprio perché dentro sono stati cotti questi involtini di che poi fra l'altro sia è molto gustosa. Non l'ho assaggiata. A me è molto ricetta, gustosa. A me questa ricetta l'ha data è particolare veramente. Un'amica, dico, quindi non ho, ed è veramente gustosa, è particolare. Dico, sia la frittata sia la mortadella sono belle saporite, quindi danno un sapore particolare alla pasta. Un sapore delicato. Delicato e particolare veramente. Vedi, non sono solo io, Ivana, che uso la parola delicato. Quando assaggio veramente i tuoi piatti, no? E la parola che ti viene spontanea da dire è delicata di gusto. Sì, ed è secondo me questo è il complimento più grande che ti si possa fare. Cioè io non l'ho assaggiata ancora, dico, non so come sa. È buona. Però nel momento in cui mi parlano di mortadella, io me ne velo. Perché è veramente buona. Perché il salume è più buono che ci possa essere. Prova una mezza zita, Mena, Ivana. Mamma, dammi sto gusto. Comunque, Ivana, non ti smentisci mai. La tua cucina è leggera e delicata e si adatta a qualsiasi palato. Mamma, che buona. Buona, sì, veramente buona. Guarda. Ma porci questa sera, sai, Guida? Io me la porto. La farò e la farò assaggiare al mio nipotino Michele, adorato nipotino. Comunque, la mortadella. Bene. È buona. Adesso, Ivana, intanto mentre la Rita finisce, perché sennò poi sforiamo con i tempi, anche il fagottino. Sì. Anche perché è lo stesso piatto, quindi. Certo. Sì, va benissimo. Ah, togliamo il piatto? Togliamolo qui. Rita, com'era? Ottima. Tinne, che spettacolo. Veramente ottima. Queste con le patate belle soffritte. A posto così. Bene così. A me... C'è, mitemente. Sì, dieci. No? Ecco, basta, dai, questa piata. Così mi ammazzano i figli tuoi. Mangia la morte. Benedetta, mamma. La morte schifosa, come se... L'unica cosa che potevo castimare è la morte, Ivana. Ecco. Beh, io assaggio le patatine prima. Vabbè, patatine sappiamo, qui sono lì. Le patatine sono buonissime. Guarda, si è addensato, guarda, è una meraviglia. Ecco, facciamola vedere. Ecco, questo è... il ripieno con, quindi io devo provare a farlo con la mortadella, buonissima. Quindi vediamo lo spago va tolto poi. Sì, vediamo. Lo toglio perché sennò del K800 pezzi, che facci? Ottima. Non avrei mai immaginato. Veramente buono. Hai visto, Rita, che sapore? Mamma mia. Buono veramente. Guarda, Ivana, fai sempre cose buone, ma questa è particolarmente buona. Veramente. Gustosissima. Grazie alla mia amica che... Allora. La prossima la facciamo col cavolfiore. No, ma a lui non è che non piace il cavolfiore. Tanto. A lui la besciamella. A me non mi piace il cavolfiore con la besciamella, quella che abbiamo fatto l'altra volta. Non mi piace. Né la besciamella. Ma il cavolfiore lo mangi diversamente? Sì, la pasta, per esempio, la pasta cavolfiore li muffare, Ivana, promessa, me l'hai promesso. La pasta col cavolfiore, con la pasta te lo mangia. Allora, Rita, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Certo.
noi continuiamo a mangiare, tanto la chiacchierata si può fare comunque. Allora, questo era l'11° appuntamento. È stato veramente gradito la sorpresa, io stavo scherzando, ma la Ivana oggi per fare la puntata non mi aveva avvisato che venivate voi. Io credevo che ci fosse Ruggero. Invece poi abbiamo colto l'occasione per ringraziare te a proposito sempre di questa prefazione del libro, e proprio perché sei un'amica di famiglia è stato veramente un piacere ospitarti in questa trasmissione. È un onore. Allora, veramente. Penso che non c'è nessun dubbio sulla squisitezza di questa ricetta. Assolutamente, è da ripetere, da rifare. Sì, sicuramente. Tu la rifai, io ma mangio stasera. Ah sì, sì. Quindi sì, tu adesso che fai a casa te la faccio per conto tuo. Certo, mezza, certo. No, quindi se me la faccio portare io, almeno tu la faccio portare. Beh, allora, va bene. No, non potesse essere, uno sa portare Manueli. No, manco i cani, restiamo Manuele all'Urmo, non può essere. Beh, allora, arrivederci, e la regia mi dice di sottolineare che a tuo marito la ricetta che piace di più della zia Ivana. Vieni Ruggero, vieni così, saluti. Saluti. Della trippa con le maranciane. Sì. Saluti tuo figlio che sta a Londra, ti vede in televisione. Allora, a Ruggero piace la trippa con le maranciane. E Antonio che la ricetta che mia preferita, quando me la facesti assaggiare la prima volta, io rimasi un poco esterefatto. E sentivo un odore particolare. Allora, mo faccio un mori. Non sapevo mai che poi fosse così buona. Mo faccio un mori. Ci sta facile. No, niente, lo ma so. Guarda, io... se lo tocca, guarda. Allora, ma te faccio un mori. Io oggi mangio la trippa con le maranciane che mi ha mandato la Ivana. No. Salutiamo allora, tutti. Guarda, questo è il ci vediamo sabato prossimo. Come si dice, a oggi otto. Ciao, grazie Lidia e grazie Ruggero. Grazie a voi. Ciao Antonio, Gino, Sonia, Lidia. A spicciati, Nupicca, basta. Michele, e a Cosimo, e a Cosimo. Ciao. Questo programma vi è stato presentato da Crystal Vetri dei Fratelli Benvenga, dal 1982 leader nella lavorazione del vetro. Ci trovate in via Fellini 16 a Gallipoli. Bolle Blu, lavanderia self-service ad acqua, di Bianco Andrea, via Bucarella 3, Gallipoli. Info 347 3521 800. Golden Point di Carmen Casole. Calze con la Intimo, Moda Mare, Corso Roma 26 a Gallipoli.